Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qua per il primo sneak peek, ovviamente del nuovo aggiornamento di cui spero abbiate visto il Brawl Talk. Se non l'avete visto, trovate sempre sul mio canale la reaction al Brawl Talk con un po' di spiegazione generale su quello che hanno fatto vedere, ma oggi sono qua per parlarvi di tre argomenti specifici: delle skin, tutte le nuove skin che metteranno, dei bilanciamenti e poi, ultima cosa ma non per importanza, di quello di cui tutti in questi giorni stanno facendo i calcoli, se conviene, non conviene, cosa devo fare, cosa non devo fare, ovvero il rework, il refund, insomma tutto quello che vi pare dei gear, ragazzi. Perciò parleremo anche di quello, ho tante info molto interessanti da darvi, mi raccomando seguite tutto il video perché cercherò come sempre di essere abbastanza sintetico, però comunque i dettagli e le cose da dire sono tante, di conseguenza insomma da parlare ce n'è un po'. Detto questo, io parto subito con la carrellata delle varie info riguardanti alle skin, perciò una ad una ci andiamo a vedere, provare, e vi dico anche dove si può trovare barra comprare la skin. Si parte! Allora, la prima skin che vi vado a presentare è la skin che sarà la protagonista, ovviamente insieme a quella di Buster, del Brawl Pass, ovvero la skin di Penny, la signora dei procioni, che sarà ovviamente quella appena andrete a sbloccare il pass, no? La classica skin della prima soglia. L'avete vista? È quella che è stata spoilerata anche nella copertina del Brawl Talk, è questa qua col procione con quel cassonetto in braccio. Ce l'andiamo a provare nel campo di prova. Sono molto curioso di vedere soprattutto cosa spara, perché è un dilemma che attanaglia tutta la community. Allora, il colpo... Ah, il colpo è una mano. Ok, una mano mummificata. E ora, ragazzi, il momento della verità. Secondo voi cosa lancerà? Ok, è un cassonetto. Ah, e c'è il procione che esce, perciò avevo azzeccato anche questa. E lancia un cavolfiore. Ah, non lancia proprio... È un cavolfiore che parte. O un sacchetto dell'immondizia, aspettate. Diciamo... sì, tipo un po' di verdura sembrerebbe, sì, un pomodoro e un cavolfiore, li alterna, e l'animazione è ovviamente di spazzatura. Come vedete c'è una lisca, una buccia di banana, molto molto carina, però diciamo che esteticamente non è piaciuta molto, ma vi confermo che le animazioni invece sono molto molto carine, anche questa cosa dell'immondizia non è male. Passiamo alla prossima. La prossima skin è proprio quella di Colette, che invece è piaciuta veramente a tanti, si chiama Colette Controllore. Diciamo, la grafica è questa, che fluttua, molto bella esteticamente. Ci andiamo a vedere al volo i colpi. Ok, in game si presenta così, e i colpi spara questo vaso molto molto ingombrante, molto grande. E non è male, vi devo dire. Qua vi faccio vedere la ulti con questo scudo, e poi vedo che gli hanno lasciato le due fiammelle sia per il colpo, come vedete, ha due fiammelle che inseguono, no? Il vaso, e anche per la ulti, se vedete. Molto carina anche questa. Da tenere d'occhio sarà la skin di Lega delle Stelle, questa da acquistare con i punti stellari, lo sapete, 25.000 soliti standard. Adesso vi vado a presentare la skin più italiana che ci possa essere e che ci sarà mai, penso, su Brawl Stars. La skin di Ash Ragazzi Pizzaiolo, sarà la skin che troverete nella Lega dei Club, ovvero nello shop del club, con ovviamente i punti relativi, sempre quelli del club, indovinate un po', e ce l'andiamo a provare. La grafica è questa, molto bella ragazzi, proprio con i colori italiani, e adesso ce l'andiamo a provare. Ok, il nostro Ash Pizzaiolo ce l'abbiamo, ovviamente... Ah, volano anche dei funghi qua, vedo. Durante il colpo i funghi. Ora sono curioso di vedere però la ulti, perché cos'è che lanceremo? Lanciamo una pizza e dei triangolini di pizza. Sono ragnetti robotici fatti a fette di pizza. Molto simpatici, molto ignorante. Ragazzi, questa skin è veramente un'ignoranza unica, ma è una grande eccitazione, no, per noi italiani, riferimento alla pizza. Probabilmente questa l'andrò a comprare, e questa, vi ripeto, che fa parte dello shop della Lega dei Club. Come sapete, ogni volta, ogni update, c'è una skin che fa parte dei giveaway per noi content creator. Questa volta la skin di cui sto parlando è proprio questa, Grommestein, o Franken Grom in inglese,
ed è la skin che farà parte di tutti i giveaway che avrete visto in giro dei content creator Supercell. Vi ricordo che anche nel mio caso ci sono attivi i due giveaway, uno su Twitch, come vedete qua il bannerino sotto di me, di ben 4 skin per gli abbonati ragazzi di Twitch, trovate comunque il link in descrizione, e 2 skin che regalerò a random su Instagram, scusatemi, anche lì trovate il post di Instagram nella descrizione, ci sono i link per tutto, mi raccomando andate e partecipate, perché come sempre quando c'è qualcosa in regalo, giveaway, cose varie, bisogna sempre approfittarne. Questa skin di Grommestein costerà 149 gemme, la grafica è questa, ora ovviamente andiamo a vedere gli effetti. Allora, è una skin molto particolare, ve lo dico subito, però come vedete ha tutto personalizzato, tutto a tema Halloween, come potete ben capire. Il colpo non è male, ma secondo me la ulti è quella che rende di tutti, guardate. Molto molto carina, con questi tentacoli, ora ve la faccio rivedere. Eccola qua, simpatica, vi ripeto, questa costerà 149 gemme, ma per alcuni fortunati di voi sarà vinta tramite un contest in maniera molto gratuita. Abbiamo anche la skin di Zombrock, che questa sarà la skin che potrete vincere in una challenge che uscirà appena uscirà l'update. E, ovviamente se non vincerete, come hanno detto nel Brawl Talk, potrete riacquistare, cioè potrete acquistare per la prima volta la skin per 29 gemme, vi uscirà l'offerta nello shop se avrete perso la sfida. Ok, il nostro Zombrock che ha una felicissima bara sulle spalle. Vediamo un po' i colpi. I colpi sono standard, ok, vabbè, effettivamente è anche una skin che costa 29 gemme, perciò immagino anche i missili della ulti, infatti. Ok, questa skin cambia solo l'estetica, vabbè, meglio di niente, noi comunque ci accontentiamo per quelle poche gemme che costa. Prossima skin, anche questa da 29 gemme, Janet Forza G. Ovviamente battere la skin Valkyria sarà molto difficile, però intanto questa skin penso col fatto del prezzo sia uguale a Zombrock, penso cambi solo l'estetica e non i colpi, ma ovviamente siamo qua anche per scoprirlo. Sono abbastanza sicuro che non abbia i colpi modificati, e infatti questi qua dovrebbero essere, se non sbaglio, quelli standard di Janet. Penso proprio di sì, anche se ultimamente l'ho usata solo Valkyria, di conseguenza i miei riferimenti sono un po' buggati. Comunque ragazzi, la skin è questa. In game non è malissimo, per le gemme che costa, se qualcuno di voi non ha preso tramite il pass Janet Valkyria, che vi assicuro è una delle skin più belle, 29 gemme, ragazzi, la skin è questa, il codice player D lo mettete nello shop, ricaricate e vi prendete la vostra Janet Forza G, easy easy. Questa skin, ragazzi, è molto particolare per chi ha seguito le live in questi giorni. Sono riuscito, tramite le immagini che erano state date nel giorno prima dell'uscita del Brawl Talk, sono riuscito a intravedere questa skin e anche intravedere praticamente il nome, ovviamente in inglese, di Squeak Guerrigliero, che sarebbe, ragazzi, un riferimento ovviamente a uno dei film di Rambo. Questo, ragazzi, praticamente sarebbe Rambo sotto le spoglie di Squeak, diciamo così. Costerà 79 gemme e vi assicuro, penso sia una delle skin più simpatiche dell'update, perché ovviamente la città Rambo fa abbastanza ridere, soprattutto con Squeak. Le animazioni comunque, come vedete, per 79 gemme sono tutte modificate, e è una skin che vi consiglio, direi, anche di prendere, molto simpatica. Io probabilmente questa insieme a quella di Ash saranno i miei due acquisti di questa update. Poteva non mancare questa skin, ovviamente la Tara Gamer Rosicona, la skin protagonista, ragazzi, del mondiale di Brawl Stars, che sapete mi è molto a cuore dato che insieme a Ferre siamo i due caster ufficiali. Ovviamente questa skin la potrete prendere in maniera molto, cioè in maniera assolutamente gratuita, seguendo l'evento di Brawl Stars, la finale mondiale del 25 al 27 novembre, sul sito event.brawlstars, oppure se non riuscirete a seguirla, ma spero per voi di sì, perché sarebbe un bel risparmio, uscirà per tutti a 149 gemme, penso o a fine evento o l'anno successivo, perciò nel 2023. Qua aspetta un attimo, arrivo già con la ulti carica, perché beh, questa l'hanno già fatta vedere.
per questa skin prova super veloce, dato che l'hanno già presentata nel Brawl Talk. Insomma, questa skin, col fatto che è legata al mondiale, abbiamo già visto tutto. Velocemente i colpi sono comunque molto molto carini, e la ulti è comunque un'animazione abbastanza pulita, ma nel complesso anche questa è molto bella. Io ovviamente proverò a prenderla seguendo l'evento, anche perché ne farò parte. C'è l'ultima skin, quella diciamo più misteriosa, quella di Beryl Cassa Omega, che sarà annunciato come potremo ottenerla a novembre. L'hanno detto nel Brawl Talk, a regola a fine novembre o addirittura dicembre, se non sbaglio, no, forse dicembre, ragazzi, ci sarà detto come ottenere questa skin, che mi incuriosisce molto perché si chiama Beryl Cassa Omega. Di conseguenza potrebbe essere una nuova rarità di cassa che viene introdotta su Brawl Stars, non lo so, ma potrebbe arrivare insieme a questo Beryl, un annuncio veramente veramente grande. Ovviamente anche per questa skin una prova molto veloce, che vabbè, questa skin la riprenderemo e ne riparleremo in futuro, perché probabilmente avrà molto molte cose da dirci questa skin, ma ne riparleremo più in là. Allora, adesso ragazzi, finite le skin, passiamo ai bilanciamenti. Come detto, la scaletta di oggi saranno skin, bilanciamenti e per ultimo il rework dei gear. Allora, partiamo subito con i brawler buffati. Sono Meg, i cui punti salute passano da 2200 a 2300. Bombardini invece passa il suo danno base da 700 a 760. Anche questo molto interessante, 60 di danno in più, fidatevi, sono tanti. Eve, il cui danno base passa da 370 a 400, perciò piccolo upgrade anche per lei. E attenzione, Gas, ragazzi, da tenere d'occhio, perché la vita e le cure scalano a seconda del livello. Prima le cure erano 1000 dei fantasmini fissi, adesso vanno in un range da 800 a 1200 con il brawler all'11. Stessa cosa per lo scudo, che da 3600 base passa da 2600 a 3900, ragazzi, 3900 per il gas all'11, che io per fortuna ho sull'account, è tantissimo, assurdo. Viene anche aumentata la velocità del proiettile della super, cambiata da 3200 a 3600. Adesso la super può oltrepassare i muri. Era l'ultima cosa che mancava per gas, direi un bel buff. Ora però ci sono i nerf. Partiamo da Pocio, che penso in questo periodo l'abbiate usato un pochino tutti. Il danno base di Pocio da 800 passa a 760, che vi dirò, forse non è nemmeno così disastroso come nerf. Dall'altra parte abbiamo anche Sam, il recupero di quando prende le ganasce è passato, cioè diciamo adesso recupera la vita mancante invece che il 30%, recupera il 20% quando andate a riprendere le ganasce. Insomma, interessante, un 10% in meno sicuramente si sentirà, ma comunque la meccanica di Sam secondo me rimane veramente ancora molto 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 valida, ma avremo modo di provarla direttamente in gioco. Al gadget di Stu Turbo viene aggiunto il decadimento degli HP, in praticamente ragazzi con il tempo la torretta andrà a perdere vita e si autodistruggerà. Stessa cosa succederà alla torretta di Bea, ovvero il gadget alveare spargimiele, che adesso avrà il conto alla rovescia, diciamo, per gli HP, a un certo punto si autodistruggerà. Finalmente, ragazzi, ci siamo. Ho messo Gin apposta, poi capirete il perché. Siamo all'ultimo argomento di questo sneak peek, ovvero la rielaborazione degli equipaggiamenti. L'argomento, insomma, i gear che interessa di più a tutti, perché ci siamo messi a fare 200.000 conti su cosa succederà, quanto oro prenderemo e tutto un po'. Insomma, diciamo che in generale, da quello che abbiamo capito, questa rielaborazione sarà abbastanza favorevole per noi player, insomma riceveremo tanto oro. Poi nei prossimi giorni vi aiuterò anche con qualche shorts per dirvi i consigli che ho capito in questi giorni, dato che mi sto informando veramente tanto, perciò mi raccomando, occhio anche agli shorts. Quello che ho da dirvi velocissimo è, più sintetico possibile, avremo ovviamente tutti i gear e tutti i frammenti rimossi dall'account e vi verrà dato un compenso in oro. Questo in base a cosa avverrà? Abbiamo uno schemino. Praticamente per ogni frammento che avete nell'account e che avete anche usato, attenzione, entrambe le cose, riceverete 2.25 di oro. Invece per ogni gear, anche quello gear usato e gear dentro l'account, perciò entrambe le cose, anche quelli che non avete usato,
riceverete 217.5 monete. Questi sono i dati, se vi volete fare qualche calcolo prima che esca l'update, ma comunque tranquilli che sarà molto molto vantaggioso. Ovviamente gear poi potrete rimetterli su i brawler, vi faccio vedere. Se io per esempio vado su Jin, in questa schermata, ovviamente dato che non ho ancora messo nessun gear, mi dice slot equipaggiamento sbloccato, perché come sempre al 10 sbloccherete il primo slot. I gear si presentano così, sono sempre gli stessi, ma c'è qualche aggiunta di cui vi andrò a parlare tra poco. Il primo gear per il primo brawler sarà gratuito, perciò non dovrete spendere niente. Se no, per i 5 gear standard di rarità super raro costa 1000, perciò per equipaggiare velocità, super vista, salute, difesa e danno spenderete 1000 a gear se volete equipaggiarli, e saranno subito maxati, non ci sono più i livelli, ci sono le rarità. Perciò 1000 a gear e potrete equipaggiarli. Poi ci sono alcune novità. Allora, le novità sono che i gear, come detto, vanno in base alla rarità. Super rari sono i primi 5, poi hanno aggiunto i gear epici. I gear epici saranno disponibili al momento solo per alcuni brawler e costeranno 1500 monete. Vi vado a far vedere al volo un esempio e poi vi dico tutti i brawler che al momento hanno a disposizione i gear epici. Allora, un piccolo esempio di un gear epico, ho preso Bell perché mi piace particolarmente come brawler e ce l'ha a disposizione. Come vedete ha il quinto gear in basso, accanto ai super rari, che è la ricarica dei colpi più in fretta del 20%. Questo gear è epico, infatti come vedete costa 1500 monete. Nel mio caso sarebbe il primo, vabbè, sarebbe gratuito, lo vedete, poi comunque costerà 1500. Allora, questo gear della velocità di ricarica dei colpi ce l'hanno Belle, Eve, Lola, Bo, Brock, Colt, 8-bit, Amber, Stecca e Griff. Saranno loro, al momento dell'uscita del update, gli unici brawler che avranno a disposizione questo gear aggiuntivo epico. Ma non è finita qua, perché ci sarà un altro gear epico a disposizione che vi vado subito a far vedere. Prendiamo Ash, che oggi mi sta più simpatico del previsto, anche perché come vedete ecco la skin pizzaiolo, di conseguenza mi sta simpatico per forza. Ci sarà questo gear epico, ragazzi. La super si ricarica più in fretta del 10%. Questo è l'altro gear epico che hanno messo in gioco. E questo qua ce l'avranno a disposizione Ash, Lou, Otis, Bull, Nani, Bonnie, Edgar, Semino, El Primo e Jackie. Perciò queste due, la ricarica della super e la ricarica dei colpi, saranno al momento gli unici due gear epici a disposizione, e ovviamente non per tutti i brawler. Poi ragazzi, l'ultima, il gear che secondo me darà la svolta più importante al gioco, ne hanno messi solo due a disposizione e sono i gear mitici, quelli che costeranno 2000, e vi faccio vedere i due gear mitici che avremo all'uscita dell'update. Qua ragazzi si parla di cose interessanti, perché vi avevo preso Jin apposta, perché Jin sarà uno dei due brawler che avrà i primi gear mitici. Eccolo qua, il gear della portata della mano, che aumenta la mano, ovvero il grab, di una casella. Questa cosa ragazzi è molto interessante, perché comunque avere il grab una casella più lunga è molto molto importante. Questo è uno dei due gear epici. L'altro gear mitico non mi sarei mai aspettato che l'avessero dato a Tick, e invece ragazzi è proprio così. La salute della testa aumenta di 1000 punti, di conseguenza io un Tick all'11 con questo gear vorrei non affrontarlo, anche perché distruggere la testa comincia a diventare importante. Questo quasi quasi, anzi ve lo faccio vedere in gioco, ci vediamo tra poco. Ok, ci siamo, ho già preparato tutto. Ovviamente il grab di Jin, ragazzi, una casella in più, ok, è quello, è inutile farvelo vedere, ma ero curioso della testa di Tick perché sarà veramente gigantesca. Infatti ragazzi ha più vita, spettacolare. La testa di Tick, ragazzi, ha ufficialmente più vita di Tick stesso con il gear. Ve lo faccio rivedere per chi non avesse visto. Se io tiro la testa ho 3300 di vita, ovviamente senza gear dello scudo, perché con il gear dello scudo ritorna Tick ad avere più vita, ma ragazzi la testa ha ben 3400 di vita. Molto interessante, anche molto difficile da buttare giù, perché immaginatevi comunque la testa che vi insegue con la vita di un brawler. Detto questo, per l'update ragazzi è tutto, ovviamente ci saranno anche tante altre cose e vi invito a seguire i video di tutti gli altri content creator, e perché usciranno tanti tanti video. Io vi ricordo solo un paio di cose. Intanto il giveaway di Grom, che trovate qua sotto sia su Instagram che su Twitch.
ovviamente il codice PlayerD nello shop. E l'unica cosa, ragazzi, che ci tengo a dirvi è di stare attento agli shorts che pubblicherò qua su YouTube, perché vi aiuterò nella decisione e nelle scelte dei gear e insomma per tutte quelle chicche che ho scoperto in questi giorni. Cercherò di condividervele il più velocemente possibile, così da prepararvi all'arrivo del remodel e il rework dei gear. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.